buona giornata a tutti. Eccoci qua con trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Come ogni giovedì, Claudio Simeoni, piazzale Parmesano Otto Marghera, e Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistica della Postale 53 Marostica Vicenza. Francesco. Meglio sempre internet per quanto riguarda i collegamenti, le informazioni, che gli indirizzi postali, anche perché appunto noi, io lo ripeto e lo ripeteremo sempre, visto che internet è diffuso, vi può sempre servire per rimanere in collegamento quotidiano ed essere informati delle nostre iniziative. Perciò invito tutti gli ascoltatori che hanno la voglia o hanno la possibilità di sfruttare questo strumento abbastanza potente, che ha delle possibilità infinite anche di informazione, comunicazione e di ricerca. Anche perché con internet potete collegarvi quando volete, uh-huh, e potete scaricarvi i pezzi e dopo leggervi con calma. Per scaricare un pezzo da internet ci vuole meno di un minuto, e dopo una volta che vi siete scaricato su un dischetto ve lo leggete con calma. Se poi lo fate sulla posta elettronica, vi scaricate i messaggi in un minuto e poi vi leggete su Outlook con calma, cioè, per cui in qualunque momento voi volete potete chiaramente scaricarvi i pezzi. Sì, che appunto è la soluzione migliore per tutti quanti, proprio perché vi permette poi anche di seguire dibattiti, di informazioni, collegamenti, notizie, e di internet proprio dà questa possibilità di essere immediata. Anche perché quel processo di cui vi ho parlato oltre un mese fa, in cui su internet si sta chiudendo, cioè su internet, ma anche nella vita quotidiana, diciamo così, si stanno chiudendo tutti quelli che erano i siti Wicca, tutti quelli che erano quelli che giocavano a fare i pseudopagani, i pagani, e i siti truffa che i cattolici avevano costruito un po' alla volta, si stanno chiudendo su se stessi, e chiaramente i siti nostri stanno avendo ancora più importanza, cioè nel senso che stanno diventando i punti di riferimento di chi va alla ricerca della religiosità del paganesimo, perché è facile parlare quando non c'è niente da dire, sì, cioè nel senso che niente può far scena, il niente può far scenografia, può afferrare l'attenzione del momento, ma non va ad aiutare la vita. Dopo 5 minuti le persone stanno accorgendo che non hanno avuto niente. Per cui in effetti quei siti stanno diventando un momento centrale, diciamo così, di quello che è la costruzione del paganesimo a livello mondiale. Non c'è niente da fare. Sì, soprattutto anche perché appunto la realtà italiana, essendo molto complessa ed essendo la struttura culturale di molti italiani deformata e rovinata dal monoteismo e soprattutto dalla dimensione cattolica del monoteismo in Italia, le persone hanno una difficoltà ulteriore dovuta alla storia, alla cultura, all'ambiente, alla società, di riuscire ad esprimere qualcosa che sia diverso dal monoteismo. Infatti noi abbiamo notato che anche a livello esistenziale ci sono alcuni che vorrebbero uscire da questa realtà e ne fanno fatica, fanno degli sforzi enormi, molti non ci riescono. Però d'altronde non si può pretendere di fare dei discorsi soft, dei discorsi leggeri, soprattutto non si può nascondere dietro un dito, non si può indicare con chiarezza, con precisione e con la esatta dimensione, la dimensione criminale del cristianesimo. Non si può pensare appunto che Cristo sia una figura divina, non si può pensare che Cristo rappresenti qualcosa di positivo, e di conseguenza bisogna usare sempre un linguaggio chiaro in questo senso, cioè non si può aver paura di dire le cose nella loro dimensione. E noi appunto sempre su internet siamo sempre accusati di usare questo linguaggio che per loro è pesante, che è poco politicamente corretto. Benissimo, soltanto la capacità di usare un linguaggio poco politicamente corretto, un linguaggio duro, permette alle persone di farsi coraggio e di comprendere come sono le cose, e soprattutto permette anche di capire che noi non stiamo ingannando come molti stanno facendo. Quello che noi stiamo tentando anche di far capire, abbiamo già cominciato anche in questa radio, no? Fin dal primo giorno in cui abbiamo trasmesso, ma la stessa cosa facciamo su internet e da altre parti, è che le parole che noi esprimiamo devono contenere anche la nostra visione del mondo, cioè devono essere noi stessi, i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Pertanto con le parole, cioè il cosiddetto linguaggio duro, in realtà non è altro che l'esposizione di quello che è il nostro sentire, il nostro percepire il mondo, ed è anche espressione della nostra indignazione per quello che succede al mondo, perché le persone devono avere il coraggio anche di indignarsi, di dire questo non va bene. E purtroppo le persone non sono abituate a questo, cioè sono abituate a quella sottomissione all'autorità, dove l'autorità arriva anche a intimidire le persone. Faccio un esempio abbastanza semplice, tanto per far capire come ci siano delle difficoltà per uscire da un concetto giuridico. Attenzione, lo faccio come esempio solo per far capire questo. Sia chiaro?
cioè che poi qualcuno non faccia infraintendimenti. A Napoli c'è stato quel mandato di arresto di poliziotti, no? Se voi avete letto le notizie, una delle accuse che il magistrato ha fatto a quei poliziotti era che tentavano di intimidire i manifestanti. Cioè, praticamente, che cosa significa questo? Significa che noi, vivendo in una società che è abbastanza gerarchica, chiaramente la gerarchia ha un suo interesse ad avere il controllo sulle emozioni delle persone, però questo non è giusto, non è corretto, non è giuridicamente corretto, ma non lo è neanche nella vita di tutti i giorni. Cioè la gerarchia deve essere gerarchia perché ha delle leggi, perché ha un servizio da svolgere nei confronti delle persone, non perché intimidisce le persone. Questo intimidire le persone faceva parte del modo di gestire le persone dei cattolici, cioè il terrore del Dio padrone, per cui il terrore della Chiesa, il terrore, la minaccia, la paura della ritorsione. E questo non deve assolutamente esserci, ed è giusto che le persone imparino ad indignarsi. Indignarsi fa parte proprio della costruzione della vita. Ecco, cioè io ho voluto farvi questo esempio per dirvi che anche a livello giuridico c'è un cambiamento in corso, ma questo cambiamento deve avvenire nell'animo delle persone, nel modo con cui le persone vanno dall'autorità a dire all'autorità: tu stai facendo un servizio e quel servizio devi svolgerlo in maniera corretta. E l'autorità non ha il diritto di intimidire la persona che fa questo. Bene, questo vale anche nella nostra vita religiosa, vale anche nelle nostre relazioni col mondo, nelle relazioni con gli altri. Noi dobbiamo essere noi stessi, e per essere noi stessi dobbiamo usare il linguaggio appropriato per riaffermare di essere noi stessi, e gli altri non ci possono intimidire perché noi siamo quelli che noi siamo, per cui abbiamo il diritto a usare qualunque tipo di linguaggio ci sia confacente per esprimere noi stessi. Ed è importantissimo questo, cioè, anche perché vi ripeto, questa è effettivamente quella che si auspicava, la rivoluzione del linguaggio ancora 30 anni fa, che sta venendo fuori un po' alla volta, chiaramente ai tempi e ai modi, cioè qui non si tratta di fare una rivoluzione, si tratta semplicemente di costruire nell'animo delle persone un modo diverso di porsi. Pertanto siate sempre voi stessi, e il linguaggio duro non deve essere offensivo. Io ho letto una cosa da una mail della Zoe, no? Aveva mandato su una lista dicendo che la, come si chiama quella che fa reclaming in America? Starak, è una strega, lei si dice strega e fa delle conferenze, e ha detto che in una conferenza che lei ha tenuto, a un certo punto è venuta fuori con una battuta rispetto agli integralisti cattolici, islamici, eccetera, che dicessero, siccome c'è un termine per dire che Dio se li porti via tutti. Questa era effettivamente una battuta offensiva. Perché? Perché è come se io vi dicessi alle persone: andate tutti nei campi di sterminio, cioè siete tutti da ammazzare. Per cui, chiaramente, se io facessi una battuta del genere ai cattolici, giustamente i cattolici si sentirebbero offesi, perché non puoi andare alle persone a dire crepate tutti. Cioè, questo non è un confronto religioso. Anche perché i problemi dobbiamo affrontarli noi, risolverli noi, non dobbiamo confidare in un Dio, esatto, salvatore. Oltretutto. Bene, e questa Starak si è stupita perché non so se un cattolico o un islamico, si è alzato e ha detto che lui si sente offeso da questo tipo di battute. E certamente ha tutte le ragioni di questo mondo per sentirsi offeso. Questo non è una questione di linguaggio duro con sentimenti esposti. Là era effettivamente un'offesa gratuita, che crepino tutti. Mentre invece un altro conto è chiedere giustizia. Cioè il macellaio di Sodoma e Gomorra non deve più ammazzare le persone, non deve più avere il controllo delle persone, non deve più stuprare i bambini. Perché? Perché questo di fatto avviene. Non è un insulto. Questo di fatto avviene. Ma questo non è un insulto, questo è esposizione dei propri sentimenti, del proprio modo di agire all'interno del sistema sociale. Per cui da una parte c'era chi si stupiva perché quest'altro si era offeso, e aveva ragione per offendersi, mentre invece il nostro linguaggio non è offensivo. Certo, capisco che i cattolici se la prendano, ma loro non devono stuprare bambini, non devono costruire campi di sterminio, non devono massacrare gli altri. Per cui è inutile che se la prendino, cessino le loro azioni, facciano pulizia a casa loro e dopo discutiamo. Questo è. Per cui il linguaggio è importantissimo per avere i nostri sentimenti.
Francesco, io ho finito la mia tiritera, vai. No, ma giustamente appunto, quello è un punto, noi ci riferiamo a qualcosa, è sempre un discorso sui principi, sull'affermazione dei valori. Il discorso delle persone, sempre le persone che vanno sempre considerate. Logicamente sono delle persone che volutamente sacrificano la loro esistenza, sprecano le loro energie e soprattutto vanno verso il nulla e verso l'annientamento. Va bene, ma questo è un errore fondamentale. Se nel momento noi riusciamo a contenere questa spinta verso il nulla, verso l'annientamento, è sempre qualcosa di positivo. Ma questa spinta non va fatta affermando le persone, va fatta affermando i principi che muovono queste persone, perché nel momento in cui noi togliamo l'innesco, togliamo la spinta, queste persone ne sono prive della loro pericolosità. Di conseguenza il nostro non è una attacco alle persone, un attacco a quei principi che sono da 1500 anni presenti nella nostra cultura e che vanno veramente a deformare l'educazione delle persone. Poi il nostro scopo non è quello di costringere le persone a credere ciò che noi vogliamo che loro credano, il nostro scopo è quello di muovere la struttura emozionale delle persone affinché le persone siano loro stesse. Se io comincio a dire che questi crepassero non saranno più loro stessi, cioè, mentre invece sono necessari proprio i tempi di trasformazione generazionale perché questo avvenga. Siamo convinti che questo è duro, è un lavoro durissimo che ci stiamo sobbarcando, però è l'unica cosa da fare, altrimenti si fa come gli integralisti islamici, monoteisti, cattolici eccetera, che vanno a spararsi l'un con l'altro per contendersi il bestiame. È un gioco a cui noi non vogliamo giocare, questo. Sì, beh, difatti appunto il discorso della di contendersi il bestiame è sempre un concetto appunto di possedere le cose e di possederle solo perché la quantità ti dà la giustificazione per fare questo, ma noi sappiamo che le cose vanno sempre utilizzate, le cose sono sempre, vanno sempre cercate, vanno desiderate, cioè nel senso che i monoteisti utilizzano la conquista di qualsiasi cosa per la distruzione, per far grande Dio, e invece noi pensiamo che le cose possono essere ricercate, volute, desiderate, ma sono desiderate perché hanno un valore in se stesse, perché piacciono, perché noi le desideriamo, in quanto entriamo in un rapporto con loro, in quanto il loro valore è insito nella cosa e noi apprezziamo questo valore e a noi piace. Di conseguenza c'è una grande differenza sul discorso proprio di andare anche verso le persone, perché noi le persone cerchiamo sempre che siano degli individui capaci, che manifestino la loro capacità, la loro cultura, e noi non vivendo in un mondo statico le persone devono dimostrare di essere dinamiche, dinamiche dal punto di vista intellettuale ma anche esistenziale. Certo. Non possiamo fissare un modello comportamentale tipo la Sacra Famiglia in cui le persone stanno in adorazione di una situazione statica, perché la vita è sempre dinamica, perciò non possiamo neanche creare dei principi che siano assoluti, ma sono sempre dettati dalla necessità, dall'ambiente, dalla cultura in cui si trova. Pertanto noi lasciamo che gli altri chiaramente ci chiamino come vogliono, cioè nel senso che se gli altri sono convinti che il nostro sia un discorso duro, in realtà non è duro, è il discorso della vita, è la vita che si comporta in questo modo, non siamo noi che decidiamo della vita, se fosse noi, noi avremmo sì qualche idea per mettere a posto le robe, però non è detto che decidendo noi come le cose devono andare non facciamo delle grandi cazzate. È meglio che le cose vadino, noi mettiamo dentro le nostre forze e poi ci sono gli adattamenti della vita che vanno a scremare ciò che è positivo da ciò che non è positivo. Noi è sempre bene che facciamo ciò che noi sentiamo dentro di noi, ma non dire agli altri cosa gli altri devono fare, sennò è un gran casino. Sì, no, ma d'altronde è una cosa che anche la mitologia si dice, in alcuni miti dell'origine dell'uomo dice che l'uomo è composto in parte dall'energia di titani, ma non è solo l'energia di titani, cioè la nostra è una composizione molteplice, di conseguenza i titani sono titani perché hanno la capacità di agire, di fare, cioè si proiettano anche in maniera eccessiva nel conquistare spazi, nell'affermare la loro potenza, ma loro possiedono questa potenza, di conseguenza non è un qualcosa che ci deriva dall'esterno, da un'educazione, da un'imposizione, da una rivelazione. È la nostra natura che ci porta a combattere, a ricercare, ma logicamente noi non siamo solo titani, noi siamo anche divini e abbiamo una percezione che il mondo è divino, di conseguenza il nostro agire in questo mondo non è un agire da carro armato, è un agire di chi cammina su lungo una strada e sa che incontra altri titani, ma incontra anche altre sensibilità. Certo. Difatti qualcuno dice appunto che l'origine dell'uomo è la mescolazione della polvere dei titani di Dioniso, ma Dioniso appunto rappresenta anche la volontà di osservare le cose, rappresenta anche il discorso comunitario, rappresenta anche la volontà
di ricercare, rappresenta anche la rottura di schemi, di conseguenza noi non siamo una sola cosa, non siamo una sola via, non siamo una sola possibilità, noi siamo molteplici e d'altronde tutta la mitologia ci dice che il divino è molteplice, perciò ognuno ha una propria natura e ognuno la deve manifestare. Va bene, Francesco. Allora, ricordatevi, usate internet, tutto questo discorso basta dire, e scaricatevi il materiale da internet. Allora, due o tre cosette prima di incominciare la trasmissione è già incominciata veramente. Allora, prima di tutto vi ricordo l'appuntamento per venerdì 17 maggio, che è il terz'ultimo appuntamento del Crogiolo dello Stregone. Vi ricordo il luogo, è via Montello 66, che è la statale che da Marostica porta a Bassano. Là ci incontriamo fra le 8:15, fra le 20:15 e le 20:40 e poi andiamo tutti al luogo del dibattito. Il dibattito è l'attenzione, che è un po' un dibattito riepilogativo, diciamo così, di tutto quello che abbiamo fatto in tutti i dibattiti precedenti, in pratica fa la sintesi un po' dei dibattiti precedenti, e terzo ultimo dibattito, poi ci stiamo avviando ormai alla fine del Crogiolo dello Stregone. Allora, l'appuntamento è per venerdì 17 maggio, via Montero 66, che è la statale che da Marostica porta a Bassano. Dopo di questo, hai qualcosa? No, il discorso di Franco per i CD. Allora, l'appello alla nostra ascoltatrice Francesca. Ecco, allora l'appello nostro, probabilmente Franco, era mandare il messaggio anche a Francesca, perché Claudio dopo si dimentica. Esatto. La nostra amica Francesca doveva mettersi in contatto con Franco, visto che aveva delle cassette ancora vecchie del 1997, qualcuno ha delle cassette ancora del 97, incredibile. E Franco sta aspettando la telefonata per mettersi d'accordo con le cassette. Per cui, Francesca, mi raccomando, se no l'uomo mi va fuori di testa. Cioè, è in ansiosa attesa di terminare quell'incredibile lavoro che sta facendo, mettendo tutte le nostre trasmissioni. Visto che la Francesca non è molto distante, se lei ha problemi di spostamenti, insomma, ci possiamo mettere d'accordo, andiamo a prelevare anche noi le cassette. Sì, nel senso che non c'è nessun problema, Francesca. Cioè, non ti fa problemi dire ti porto le cassette o no, vediamo anche noi a prenderne. Insomma, o io, Francesco, o Franco, qualcosa sì, facciamo, beh, insomma. Cioè, diciamo un sistema si trova, anche perché appunto Francesca non è che sia distante da qua. Se lei ci dice io ho le cassette, però ho difficoltà a muovermi, a spostarmi, non posso in questo momento, ci mettiamo d'accordo e in qualche maniera noi recuperiamo le cassette. Va bene. Anche perché Franco è una cosa che ci tiene molto e d'altronde... Sì, perché è stressato, è là che fa su e giù per le stanze da casa. La Francesca non mi telefona, è senza cassette. Cioè, se la Francesca è così gentile appunto... Franco di Se la Francesca poi è su internet, insomma ci trova anche facilmente su internet, comunque in qualsiasi maniera che può mettersi in contatto, dopo noi vediamo di recuperare le cassette, poi Franco sarà così gentile sicuramente da dargli una copia di quelle. Comunque avrai molti omaggi, Francesca, per queste cassette. Allora, va bene. Detto questo, c'era un'altra cosetta ancora che dovevo dire. Ah sì, allora, io probabilmente penso di trovare un lavoro, spero di riuscire sempre ad essere qui in radio, chiaramente farò i triplici salti mortali per esserci, se non ci sono io chiaramente c'è Francesco, in ogni caso lascio qui in radio alcuni CD in caso di emergenza, cioè se proprio, bisogna pure che mi mantenga anch'io, se proprio dovessi saltare qualche trasmissione che nessuno dei due ce la fa, ci sono i CD, comunque Francesco farà il possibile per esserci. Io non ho grandi problemi appunto per i giovedì, di conseguenza vedrò di essere, penso che i nostri ascoltatori non si sentiranno delle registrazioni, insomma. No, penso anch'io, insomma, anche perché penso di riuscire ad accordarmi col lavoro per esserci il giovedì pomeriggio. Adesso vedremo cosa riesco ad ottenere. Al limite vedremo appunto se Claudio riesce a essere libero dalle 7 alle 8, avrete me dalle 3 alle 4 e mezza e dalle 7 alle 8 con Claudio, perciò. Sì, cioè vedremo di fare, farò del mio meglio, ecco, abbiate pazienza, ma d'altronde qualcuno naturalmente si starà fregando le mani, forse questo non lo troviamo più. No, in effetti stiamo lavorando moltissimo, sia su internet che da altre parti, anche perché su internet ci lavoro quando voglio, capisci? Cioè mi scarico quando voglio e carichiamo quando voglio. 20 inni orfici metterò su internet, se non è questo weekend sarà il prossimo, per cui fate un po' voi. Anche perché appunto se Claudio impara a usare un programmino che gli daremo, accelererà il caricamento. 2000 siti! Wow, delle pagine.
No, in effetti internet è stata una bella scoperta, sì, ciao. Anzi, una cosa che noi potremmo fare, visto che sono molti anche gli ascoltatori che viaggiano su internet, se qualcuno, visto che è su internet, ha la possibilità di farsi i siti e vuole prendersi dei nostri siti qualsiasi cosa e caricarselo sul suo sito, esatto, perché non sa cosa mettere, non ci sono problemi di diritti d'autori? Sì, allora, sì, sì, no, in effetti questa, allora spiego un po' meglio, sì, spiego un po' meglio io, cioè no, un po' meglio a modo mio, sì, se modo di dire. Allora, tutti quelli che hanno sono collegati in internet hanno il diritto di aprirsi sui vari provider, cioè vari fornitori, dei siti propri, in pratica, sì, possono mettersi, e nei siti possono mettere quello che vogliono. Se decidono di farlo, possono tranquillamente prelevare il materiale nostro e metterlo nei siti. Senza neanche chiedersi il permesso. Anche perché è un buon esercizio, cioè, ammettiamo adesso che uno sta usando internet, l'ha preso da poco, dice io voglio esercitarmi, no? Per fare i siti, per fare, esatto, i link, per fare i collegamenti e tutto il resto, gli servirà anche in futuro, perché bene o male tutti lavoreranno con internet. Per cui al limite, se qualcuno si preleva, fa, briga, mette su e linka, eccetera, e impara ad usare internet in un modo, diciamo così, più, non dico professionale, perché sono sciocchezze, le faccio anch'io, per cui però, diciamo così, prende una certa confidenza che gli può servire anche per il lavoro futuro, perché ormai lavorano quasi tutti con internet, per cui tutti quelli che gli piace quello che stiamo facendo possono addirittura scaricarsi la roba e farsi loro i siti rimettendo anche la roba nostra. A noi ci va benissimo, più si diffonde meglio. Sì, sì, no, ma appunto anche io intendo, cioè, tenete conto che logicamente poi i siti sono sempre anonimi, perciò qualcuno che ha paura, qualcuno purtroppo c'è ancora che ha paura dei cattolici o dell'inquisizione, può creare anche il sito in maniera anonima su cui lui non figura assolutamente niente. Se non sa cosa mettere, appunto, può prelevare a man bassa senza problemi anche tutto quello che noi abbiamo su internet e caricarlo sul suo sito, tenendo conto che tutti quanti utilizzano degli accessi che riconoscono degli spazi per farsi i siti, uno si fa un'esperienza. Poi non vi piace, poi volete mettere delle cose vostre. Se voi, ad esempio, ci sono delle cose che vi piacciono di più, piacciono di meno, ve le selezionate, ve le, esatto, caricate e le utilizzate. Se poi volete essere che qualcuno lo visiti, mandate dei messaggi a noi o alle mailing list dicendo che c'è il tel sito e verrà visitato. Se non volete farlo, volete arrangiarvi, fate liberamente. Comunque una cosa che appunto io voglio anche ribadire, che tutto quello che noi abbiamo messo su internet è a disposizione di tutti e chiunque lo può prelevare e caricarlo sul suo sito. Il nostro obiettivo è quello di far circolare il pensiero. Cioè, se noi apriamo 10-15 siti è perché abbiamo la forza di aprirne 10-15. Chiaramente, se qualcuno di voi che lavora su internet vuole aprirne altre 2 o 3, invece i 15 diventano 20, 30, 40, e anche se sono le stesse cose, non è importante, cioè non è importantissimo. Anzi, va benissimo, perché dopo girano un po' in tutto il mondo. Cioè, io sto lavorando anche su pagine in inglese che sto linkando in mezzo mondo. Però, chiaramente, se qualcuno riesce ad fare anche delle cose, sì, sue, ci prova e parte con delle altre cose, questo ci fa ancora più piacere, capito? Perché intanto voi imparate e nello stesso tempo aiutate a far circolare il pensiero, anche perché non costa assolutamente, esatto, niente, sì, e in più è un esercizio che è semplicissimo, soprattutto così delle conoscenze tecniche che vi possono sempre servire, visto che non siamo solo noi a dirlo che internet rappresenterà una delle frontiere del futuro, anzi lo è già una delle frontiere del presente. A questo punto vi serve, soprattutto se vi piacciono le nostre trasmissioni, se volete dare un contributo, e non pensate che sia un contributo da poco, no, perché è un contributo importante, cioè, se noi ve lo chiediamo è proprio perché vi rendiate conto che qualsiasi cosa che voi fate, per quanto piccola, per quanto contenuta, che voi sottovalutate a livello della possibilità che date di far circolare idee, pensieri in Italia, in una situazione in cui veramente esiste un tentativo di ripristinare l'inquisizione, è qualcosa di fondamentale. Non pensate, ma che ve ne fate voi se io vi metto una paginetta sul mio sito. Anche quella paginetta messa sul vostro sito fondamentale. È fondamentale. Noi vi ringraziamo già in anticipo per quegli ascoltatori che vorranno fare così, che vorranno creare dei siti e che vorranno mettere il nostro materiale. Ripeto, non costa niente. È semplice da fare, anche per chi non ha conoscenze. Francesco dà sempre consigli, ve ne do qualcuno anch'io, anche se io sono ignorante con la fogna, ma portate pazienza, cioè vi supportiamo, non è che
se voi lo fate nessuno vi aiuta, sì, vi arrangia, sì. Cioè, in qualche modo cerchiamo anche di aiutarvi, se volete fare, e in più vi dà la conoscenza proprio per usare anche a livello minimale cosa vuol dire per esempio fare un link. Cos'è un link? Non è altro che un posto o una parola oppure un'immagine oppure qualcosa che cliccando sopra vi manda da un'altra parte. Cioè si possono fare dei link per cui, non so, andando sul mio sito si può andare in Russia o si può andare negli Stati Uniti o si può andare in Germania e per vedere delle cose che piacciono. Ecco, anche queste semplici cose, è importantissime conoscerle, cioè cosa vuol dire collegarsi a o fare dei collegamenti interpagina, è importante insomma. Sì, anche perché voi fate un favore a noi, fate una cosa più fondamentale che appunto riguarda la cultura religiosa in Italia, che è essenziale. Io spero che lo facciano per se stessi, anche ma per soprattutto voi acquisite delle conoscenze tecniche che vi permettono di utilizzare nella vostra esistenza. Cioè non pensate che il fare un sito sia soltanto un beneficio direttamente per noi o direttamente per il discorso religioso, ma nel futuro rappresenta per voi un bagaglio di informazioni, di esperienze, di tentativi che vi permetteranno di lavorare anche nel futuro, perché ormai moltissimi sanno che in certi ambiti vengono prese in considerazione solo le persone che hanno il loro curriculum su internet. Benissimo. Voi sicuramente non siete nella condizione di avere il vostro curriculum su internet in questo momento, però imparare come si fa un sito minimo vi permetterà in futuro di progredire nelle cose e di avere quelle informazioni che utilizzerete nei momenti in cui voi ne avete bisogno. Perciò alla fine è anche un vostro esercizio, una vostra capacità tecnica che nessuno vi porta via. La sfruttate per un momento per fare un favore a noi o per creare uno spazio di dibattito o per mettere quello che voi vi piace a riprodurlo, e poi però vi tornerà sempre utile, anche perché appunto il sito sarà vostro e potrete farne sempre quello che volete. A me mi ha scritto l'altro giorno una persona dicendo: ho messo il link alle tue pagine, no? Cioè, io ho fatto il sito, ho messo il link alle tue pagine, però io non sono pagano perché io negli dei non ci credo se non come metaforica, no? Cioè come immagini. Però fa mi piace alcune cose che fai anticristiane, cioè lui le chiamava anticristiane, no? E allora ha messo il link per le cose anticristiane che a lui gli piace. Ora a qualcuno magari non gli piacciono le cose anticristiane o specifiche anticristiane, ma magari li mette solo perché gli piacciono gli dèi, un altro li mette per la situazione sociale, un altro li mette perché gli piace quella pagina e tutto. Però l'importante è che questo avvenga, magari potete estrapolare quello che vi piace e mettere più in evidenza quello che vi piace, insomma, o se no scrivete voi, meglio ancora. Anche perché potrebbe ancora esistere, ad esempio, degli argomenti che noi trattiamo in maniera marginale, che sono più vicini alla vostra sensibilità, e potreste anche voi integrare tutto quello che noi facciamo con qualcosa che vostre, noi non affrontiamo, ad esempio, cioè che noi potremmo desiderare di affrontare, ma il tempo, la situazione, gli impegni si impediscono di approfondire. Se qualcun altro, noi non siamo gelosi in niente, anzi siamo sempre ben contenti che qualcuno parta con i propri desideri, con le proprie passioni, con le proprie capacità, con le proprie volontà di apprendere o di dire: beh, voi questo argomento non lo affrontate, cercherò di affrontarlo io. Non li siamo debitori di questo tentativo. Arriva qui anche in radio qualcuno a dirci: no, trattaci questa cosa o l'altra cosa, no? O farci delle domande anche abbastanza complesse, nel senso che magari sono situazioni storiche o altre cose, no? Una persona mi aveva mandato ancora anni fa l'ascito di Costantino, no? Sì. Cioè, sono tutta una serie di argomenti anche storici che hanno un loro valore. Per cui se voi invece di fare la lettera e mandarla a me, fate una pagina su internet e la mandate a tutto il mondo, e c'è sempre qualcuno che vi risponde, capito? Cioè, bene o male. Per cui rifletteteci, insomma, ecco, non sottovalutate, cioè non sentitevi piccoli davanti al mondo. In fondo il mondo è fatto da tanti enti piccoli come noi, cioè non è che sia. E poi si impara. Una volta era una pancia della madre, credo, molto tempo fa, adesso non me lo so, non mi ricordo, per cui insomma qualcosa si è cambiato. Va bene, dopo tutto questo, come facciamo? Partiamo con la rassegna stampa o partiamo con... Beh, dovrei fare un inorfico. Facciamo un inorfico, brevissimo, dai. Prima che cominciamo a tutto quello che abbiamo, va bene. Inorfico brevissimo, vi ricordo che anche questi sono su internet, ed è Profumo degli astri. Degli astri splendenti invocherò il sacro splendore, con voci conformi al rito richiamando i demoni santi, astri celesti, cari figli della notte nera,
che vi muovete in giro con vortici circolari correndo intorno, scintillanti di fuoco, generatori di tutto sempre, determinate il destino, essendo guide di molti destini, regolate il sentiero divino degli uomini mortali, sorvegliate le zone dalle sette luci, vagate nell'aria, celeste e terrestre dalla corsa di fuoco, eternamente indistruttibili, illuminate sempre il manto scuro della notte, risplendenti di scintille, benevoli e notturni, venite ai sapienti cimenti del sacro rito, compiendo la corsa valorosa delle imprese gloriose. Questo è l'inno orfico agli astri. Per parlare di questo inno dovremmo parlare dello sciamano, dovremmo parlare delle grandi distese, oppure dei mari dove l'occhio dell'essere umano scruta il cielo stellato e ascolta la voce dei figli di Urano stellato, le sue guide, i suoi destini. Per comprendere questo inno dovremmo entrare nel silenzio dell'infinito e comprendere il senso di Daimon, l'essenza divina degli oggetti che ci stanno davanti, oggetti che sappiamo. Ma perché lo sappiamo? Erano prima che noi esistessimo e saranno dopo che noi non ci saremmo. Gli esseri stelle, gli esseri pianeti, la loro coscienza che gli antichi greci percepivano e che chiamavano Daimon, la coscienza divino, il farsi Dio dell'oggetto. Gli astri erano la rappresentazione di Urano stellato. Non avevano tempo, almeno relativo agli esseri della natura, ma chi praticava una via alla stregoneria ne percepiva la voce e il respiro che sorregge la prendista stregone nel silenzio dell'infinito. Lo stesso Esiodo sa che le voci delle stelle non sono lontane dalla vita degli esseri umani e degli dèi. Perché Zeus inghiotte Meti? Perché Zeus fagocita l'intelligenza progettuale, l'intelligenza del costruttore? Ci dice Esiodo. Allora, ingannando il suo cuore con parole astute, la inghiottì nel suo ventre, dietro i consigli di Gaia e di Urano stellato. Così ambedue l'avevano consigliato, perché il regale potere nessun altro avesse, al posto di Zeus, fra gli dei sempre esistenti. Urano stellato veglia sugli esseri della natura, e ogni astro ha la sua voce. Sono gli esseri umani che hanno chiuso le orecchie all'infinito. Gli ignorfici, e per gli ignorfici gli astri sono figli di notte nera, solo perché nella notte nera risplendono. È come per le voci, noi sappiamo ascoltare solo nel silenzio, dove c'è frastuono la voce si confonde. Nella notte nera possiamo ascoltare la voce degli astri, dove c'è luce c'è frastuono, e gli apprendisti stregoni cercano il silenzio per ascoltare le voci che nel frastuono sarebbero mute. Ognuno di quegli astri è la più grande coscienza di sé, del suo settore dello spazio siderale, esattamente come l'essere sole è la più grande coscienza di sé in questo settore dello spazio che comprende l'essere terra. Lasciamo pure la cultura che fu e afferriamo la cultura che è. Che gli astri si muovessero in un cielo infinito noi lo sappiamo, ma quello che intendevano gli antichi non è quello che intendiamo noi, però il destino, quello sì. Non è il destino come siamo stati educati sotto il cristianesimo a considerare, ma è il percorso della nostra esistenza e gli alleati che ci costruiamo nel percorrerlo. La voce degli astri può essere intesa o ignorata, ma parlare ad ognuno di noi, perché non pratichiamo l'impeccabilità. Ma parlano ad ognuno di noi, perché non pratichiamo l'impeccabilità. Per poterla ascoltare, anziché riempire i nostri occhi di abbagli e le nostre orecchie di frastuoni, potremmo incamminarci a fianco e aiutarci a scalare la montagna della vita, come aiutarono Zeus. Potrebbero risvegliare i daimons dentro di noi e riempirlo di saggezza, affinché si attrezzi per bussare alle porte dell'Olimpo. Possiamo soltanto evocarli, come facevano gli antichi, mentre brandiamo la consapevolezza della nostra esistenza, affermando, come gli antichi, venite ai sapienti cimenti del sacro rito, compiendo la corsa valorosa per imprese gloriose. Ma noi sapremmo essere sapienti e chiamare le voci infinite di Urano stellato affinché sussurrino alle nostre orecchie? Ma noi sapremmo essere sufficientemente impeccabili da aprirci all'infinito, costruire il silenzio e ascoltare quelle voci?
in ogni astro c'è un essere umano che si costruisce, in ogni essere umano c'è un astro che nasce. Platone affermava che gli astri sono le manifestazioni dell'esistenza degli dèi. Noi li guardiamo, ma solo gli esseri umani, a caccia di conoscenza e consapevolezza, uomini e donne, li possono intendere. Noi non alziamo templi agli astri, ma quando udiamo le loro voci, il nostro cammino nel dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza diventa meno faticoso. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiamo l'Anticristo. Oh, il pezzo su internet, perché mi chiamo guardiano dell'Anticristo, o perché mi chiamo meccanico, apprendista stregone, è quello che sta avendo più successi. Vabbè, cioè nel senso che lo aprono di più. Vediamo perché sto matto, si chiama guardiano dell'Anticristo, e se lo vanno a leggere. No, ma difatti appunto, sai, purtroppo la gente tende sempre a interpretare le cose da un punto di vista monoteistica. E il termine appunto Anticristo è un termine che loro associano sempre a quello che i cristiani indicano dell'Anticristo. Ma le cose non sono sempre così, cioè nel senso che proprio sono ben diverse. Infatti una dimensione, sai, io mi trovo spesso a dibattere quando mando qualche tuo pezzo su Deminist e la Vicca sul termine Anticristo, proprio perché loro non comprendono questo. Ma questo dipende anche proprio da un discorso puramente all'interno del monoteismo, perché il monoteismo ha fatto tutto quanto questo. Il monoteismo ha defamato qualsiasi cosa, e soprattutto anche quando qualcuno non si dice monoteista, si dichiara qualcosa di diverso o studia qualcosa di diverso, alla fine lo fa con un'ottica monoteistica. Io in questo senso, sul termine di Anticristo, ci siamo scontrati con molti Vicca, e voglio dare una dimensione di quanto profondo possa essere la contaminazione che il monoteismo dà delle cose. C'è un autore che io conosco da molto tempo che è Rafael López Pedraza, e vive in Venezuela, e ha scritto due suoi libri che sono usciti in italiano, uno che erano in circolazione, che è Hermes e i suoi figli, e un altro che è uscito 2 anni fa, che è Dionigi in esilio, la repressione del corpo e delle emozioni, pubblicato da Moretti e Vitali come casa editrice. Lui, parlando della cosa, dice, parlando ad esempio della psicologia, perché lui è un psicologo di area di derivazione junghiana, dice, fa: La maggior parte dei psicologi, specialmente quelli che hanno ereditato il pensiero di Jung sugli archetipi, sono stati fondamentalmente protestanti ed ebrei, le cui religioni, la cui educazione e il modo di vivere danno una formazione etica e una coscienza inclinata alla repressione o all'interpretazione erronea dell'aspetto dionisico della vita. Si tratta di un malinteso geografico, storico, etnico e religioso. Non deve sorprenderci che gli ultimi psicologi moderni trovano difficile capire la rilevanza e la presenza di Dioniso nella psiche. Questa è un'affermazione fatta da un autore che in Italia non è molto conosciuto, che però dice chiaramente che purtroppo il fatto che qualcuno parli di qualcosa non ha la sufficiente qualità, la sufficiente capacità di comprendere la dimensione di quello che sta parlando, che lo vede filtrato, perché il monoteismo fa da filtro su tutto, copre tutto, smalta tutto e di conseguenza deforma tutto, perché alla fine non abbiamo, avrebbe quasi da pensare alla famosa calza sulla telecamera, sì. Fare una battuta, ma effettivamente alla fine quello che osserva pensa che si stia parlando dell'argomento, invece si sta parlando di un'interpretazione dell'argomento. E sul termine esempio Anticristo è la stessa cosa, sì. Cioè nel senso che uno dice, ma perché uno è pagano se dichiara Anticristo? Anche perché loro associano immediatamente il termine Anticristo al discorso satanista. Esatto. Io chiedo sempre, e Nietzsche che cos'era? Non è certo un satanista, però anche lui diceva chiaramente, bisogna essere degli anticristi, perché Cristo è quello che ha maggiormente contaminato la nostra cultura, la nostra società. Niente, mi è successo un episodio in merito, no, circa un mese fa, sempre in internet, visto che avevamo parlato di internet, mi ha scritto in effetti un'americana, no? E ogni tanto arrivano lettere dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, perché questi hanno l'idea della vecchia religione, come se qua in Italia tutti quanti si chiamassero streghe, andassero in giro, io sono una strega, cioè, ma hanno questa visione un po' allucinatoria della situazione in Italia, e chiedendomi appunto informazioni, no? Io chiaramente gli ho fatto 2 righe e ho firmato come al solito Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardando l'Anticristo. Apriti cielo, mi arriva il giorno dopo un'email che me ne sparava di tutti i colori contro il satanismo e contro tutta una serie di cose.
Allora, ho fatto un'altra email dicendo, senti, tanto sei tu che sei venuto da me a chiedermi le cose, e io ti ho risposto. E dopo ho detto, prima di tutto, prima di dire cosa io intendo per una cosa, devi almeno chiederlo, cioè devi chiedermi perché ti chiami guardiano dell'anticristo. Allora, nelle mail gli ho mandato anche il link dove c'è una pagina in inglese che tratta anche perché mi chiamo guardiano dell'anticristo. Dopo due giorni mi arriva un'email di questa, e dico, ah, ma allora è tutta un'altra cosa, non c'entrava niente, scusa, fa... Dopodiché fa, ma adesso fa, posso farti delle domande? Dopo 5 minuti arriva un'altra email, fa, accidenti, fa, non mi ero accorto che c'erano altre 20 pagine in inglese. Io ero andato direttamente, poi ero tornato all'home page, si è accorto che c'erano altre 20 pagine in inglese, e adesso sono fra i suoi preferiti, e non mi dice più parolacce. Però è sintomatico questo, insomma. Sì, cioè... ma sai, noi siamo abituati a un mondo in cui la cultura monoteistica ha abituato che un pazzo arriva, dice rappresenta Dio, e subito gli credono. Esatto. Cioè, e di conseguenza non si va a chiedere ma cosa significa le cose che mi dici, da dove vengo, qual è la cultura che te le porta, qual è la tua formazione, cioè da che realtà vieni, proprio perché anche si trattano delle persone come degli isolati, cioè come fossero delle cose che spuntano per caso, per errore, e una cosa non fosse all'interno di una comunità o di una dimensione geografica o di una dimensione epocale, cioè nel senso che molte delle affermazioni che noi facciamo devono essere prese come elaborazioni di quello che esiste, perché tutto quanto i paganesimi sono sempre all'interno di una comunità che le elabora. Comunità non è soltanto un insieme di persone, ma è anche una comunità di pensiero. Sì, anche il contrario, no? Cioè, chi fa delle affermazioni bisogna anche andare alla ricerca di perché fa quelle affermazioni, cioè della sua elaborazione, sì. Perché a volte sono delle affermazioni fine a se stesse, cioè vale tutte e due le cose, dobbiamo sempre fare l'indagine. Sì, ma è sempre qualcosa che è legato a un corso dinamico, è sempre, e poi cioè, non è una cosa esclusiva, cioè nel senso che molte cose vengono adoperate in funzione anche di una cultura in cui si trova, in cui cioè, le persone sono sempre nell'ottica della visione monoteistica del Dio geloso della certa espressione, cioè non nominare il nome di Dio in vano, e allora, con questo concetto, capito, cioè loro vanno sempre da applicare questo concetto, non si rendono conto che all'interno del paganesimo non esiste questo, cioè esiste la molteplicità, ma esiste anche la trasformazione, non è una cosa statica, non è una cosa enunciata, di conseguenza poi il paganesimo viene fatto da tutti i pagani, non viene fatto da una chiesa, non viene fatta da un'istituzione, e questo è un principio ben diverso. Certo che se uno si dichiara pagano e poi affronta l'esistenza, affronta la cultura, la religione, quella visione monoteistica, si andrà a scontrare con la realtà di cos'è veramente il paganesimo. Per questo è fondamentale sempre comprendere, quando uno dice qualcosa, dice cosa significa per te questo. Anche perché, come il discorso del termine anticristo, noi non dobbiamo sempre pensare che siano gli altri, i monoteisti, a dover dare il contenuto e il significato delle parole. Dobbiamo essere noi che comprendiamo cosa significano in origine le parole. Non possiamo accettare che l'opera di falsificazione di 2000 anni del monoteismo si permetta ancora di falsificare la realtà di cosa sono le cose, o di essere l'unica voce che può definire quali sono le nostre sensazioni. Questo va sempre fatto, di conseguenza un atteggiamento critico, intelligente e soprattutto che si pone delle domande e cerca dei riferimenti è essenziale. Certo che se noi rinunciamo a queste caratteristiche saremo dei monoteisti che sono portati alla fede, a un atto fideistico, a un atto di fiducia assoluta in cui si abbandonano i Dio e in cui Dio dei cristiani ti fregherà sempre. Certo. In effetti indagate sempre. Anche perché, specialmente se navigate su internet, avete sia l'uno che l'altro aspetto, cioè avete quello che fa delle affermazioni partendo da un contesto, cioè culturale di formazione e di trasformazione, e c'è invece quello che è solo una cassetta di posta che fa delle affermazioni tanto per imbrogliarvi. Cioè quando scrive la ragazzina di 16 anni da Napoli che lei da 6 anni studia per essere una strega, beh, non so se sia quelle mail abbia fatto il telefono antiplagio, se l'abbia fatto l'Aris, se l'abbia fatto la Radovani, se l'abbia fatto qualche altro scemo, insomma. Sì, no, anche se per esempio, certe volte succede che in certi forum dice, ma io vorrei diventare pagano, ed è una
ed è una domanda che, cioè, io non so se piangere o mettere a ridere, perché sì. Cioè, dobbiamo infibularlo, castrarlo. Sì, la circoncisione, il battesimo, sì, cioè, nel senso, so. Cioè, io veramente certe volte verrebbe quasi da rispondere con cattiveria a queste persone, perché, cioè, è possibile, cioè, che tu dici che non appartiene al monoteismo e ti chiedi come si diventa una cosa. Se mettiamo 5 milioni di caratteri per spiegare cos'è il paganesimo, e questi dicono voglio diventare pagano, aia. Cioè, ti dico, data la buona fede, se esiste, di queste persone, significa chiaramente che questo affronto non esiste. Francesco, è come quello che ci chiede, voi fate i riti strani, sì, fa, ci serve una persona nuda da sacrificare, cioè, se vuoi venire. Cioè, vabbè, insomma, abbiamo un po' di tutto. Sì, ma infatti, cioè, abbiamo anche delle cose che sono veramente incredibili. Oh, sta mezza parte sul serio, io poi magari penso. Sì, no, ma infatti è questa capace di prenderti sul serio. Sì, buono. Vabbè. Beh, ad esempio, io ho visto anche ultimamente fra le famose iniziative trappola, ad esempio, che è sorta una mailing list che porta un nome che è un inserto che io ho curato all'interno di un vecchio numero di studi politeisti. Cioè, è sorta questa mailing list, tra l'altro era firmata col mio nome e cognome, cioè Francesco Scanagatta, era un inserto fatto all'interno di un numero di studi politeisti. Qualcuno ha pensato bene di farla astuto e di utilizzarla per lanciare il discorso del dialogo interreligioso e di un rapporto non conflittuale col cristianesimo, sì. Finalizzato soprattutto a dare da sponda a chi? Ai cattolici che sono in difficoltà col discorso monoteista dei preti pedofili. Il problema è che il cattolicesimo ha una fragilità di fondo. La fragilità del cattolicesimo è data dalla propria struttura religiosa, cioè non ha una struttura religiosa.